Buongiorno, buona settimana, ben ritrovati per questa nuova edizione di Mattina 24 Live. È stata una fine settimana caratterizzata dalle forti ondate di maltempo che ha colpito il centro-sud, in modo particolare la parte nord della Sicilia, con la città di Barcellona Pozzo di Gotto completamente allagata e non solo, Isola a Capo Rizzuto, Marinella ed altri comuni sono stati colpiti da una forte bomba d'acqua. Ancora di più si aggiunge il fatto che si è verificata una scossa di terremoto, che c'è stata anche uno tsunami con onde alte un metro. Una situazione che certamente nessuno poteva prevedere. Anche in Puglia, in modo particolare nel Salento, non è stata una situazione agevole, con strade allagate, situazioni difficili e anche di salvare numerose persone che erano intrappolate, o chi in auto o chi si trovava nelle zone abitative. Anche ad Ischia la situazione, nonostante il maltempo abbia concesso una tregua, rimane fortemente critica e non sono escluse eventuali nuove frane. Adesso andiamo a parlare delle notizie di casa nostra. Cominciamo con Molfetta, dove è stata varata la nuova ZES Adriatica, che permetterà per i comuni di Molfetta e di Bisceglie di avere dei fondi importanti anche a livello internazionale. Sentiamo la redazione di Teleregione. Le zone economiche speciali sono aree geografiche delimitate con incentivi specifici per le attività commerciali e produttive che prendono solitamente la forma di esenzioni fiscali, semplificazioni amministrative e disponibilità di infrastrutture. Le ZES sono un'occasione storica non soltanto per le singole città, ma per tutto il Mezzogiorno. Come vedete, la ZES è adriatica, comprende la Puglia e il Molise, perché soltanto con un sistema di territori vasti si può fare amplificazione e aumento dell'occupazione e dell'industrializzazione. L'importanza delle ZES per le pubbliche amministrazioni. Le imprese oggi hanno bisogno di velocità e di certezza, e questo grazie all'intuizione delle ZES è possibile. Allora noi come città di Bisceglie mettiamo in campo questa collaborazione che abbiamo avviato già da tempo con il comune di Molfetta. Vogliamo che questo territorio sia davvero un sistema integrato di sviluppo economico. Con il pacchetto localizzativo della ZES faremo davvero un bel lavoro per le nostre comunità. L'importanza di poter lavorare nella ZES, qual è? Oggi dobbiamo sfruttare soprattutto i finanziamenti che la Comunità Europea ci dà, il PNRR. Arrivano 630 milioni di euro che naturalmente saranno spalmati in tutta Italia e quindi noi dobbiamo cercare di sfruttarli al meglio. In Regione Puglia ci si chiede che fine abbiano fatto i fondi regionali per progetti atti a favorire le persone diversamente abili. Apparsene portavoce Fratelli d'Italia, in cui chiede situazioni in merito. Il 16 luglio la Regione, in sede di giunta regionale, aveva approvato un programma di interventi per l'occupazione dei disabili. Il fondo doveva essere destinato a sostenerne il pieno inserimento al lavoro. Furono stanziati 2 milioni e 100 mila euro, di cui 1 milione per i contributi all'assunzione. Passati 2 anni da quella approvazione, ci si chiede che fine abbiano fatto quei soldi. Il partito citato ha inviato una interrogazione all'assessore regionale al welfare Rosa Barone, chiedendo di saperne di più ed auspicando una risposta in tempi brevi, per non mortificare ulteriormente chi chiede giustamente una vita lavorativa normale.
A Cerignola nel Foggiano è stata allestita una postazione dei vigili urbani presso il locale ospedale cittadino. La intuizione, arrivata con molto ritardo e non certo per loro colpa, servirà ad evitare, si spera, le continue aggressioni al personale medico del locale ospedale. L'assessore alla sicurezza, Cicolella, dice: negli ultimi anni sono stati numerosi gli episodi di violenza ai danni di medici, guardie giurate, che continueranno ad esserci. L'ultimo atto di prepotenza qualche giorno fa, una situazione inaccettabile che intendiamo limitare anche con l'applicazione del DASPO urbano, entrato a far parte del regolamento di polizia locale. La sicurezza è un tema delicato, soprattutto quello del locale ospedale, perché attiene direttamente alla qualità del servizio offerto. A Bari è stato inaugurato un nuovo spazio per cercare di allacciare relazioni interpersonali. News 24.city. Nasce un nuovo spazio a Bari per sostenere le famiglie nell'ambito dei rapporti umani, a cominciare da quelli parentali, genitoriali e coniugali. Si intitola Le relazioni tra le persone, il primo incontro organizzato dalla cooperativa sociale Gea nella nuova sede di Via Livatino 94, un centro specialistico per le famiglie a carattere privato, dove si possa intervenire sui conflitti relazionali prima che degenerino in situazioni irrecuperabili. Quando questo centro è nato nella nostra testa, nella testa della cooperativa Gea, nella mia, era proprio quello di sostenere le persone, aiutarle quando la vita ti scompiglia, quando non ce la fai ad andare avanti e non sai più con chi sei seduto al tavolo il sabato mattina, la domenica a pranzo, quando tuo figlio ti sembra un estraneo. E poi un po' la pandemia e un po' questi rapporti veramente difficili. Abbiamo pensato che questa città, nonostante sia molto fornita di servizi alla persona, però non ce la si fa sempre da soli. A volte io ho bisogno di andare in un posto direttamente, senza passare da tutta una serie di procedure e pratiche. E quindi chiedermi come faccio a parlare con mio marito di nuovo, come faccio a ritrovare mio figlio. Quindi forse ho bisogno di un mediatore familiare, forse ho bisogno di un coordinatore genitoriale che mi aiuti a dipanare. E quello che io non vedo più, questa matassa che è troppo aggrovigliata, e quindi questo centro con psicologo. E adesso veniamo ai mondiali di calcio. La Francia è la terza squadra che approda ai quarti di finale. Convincente successo per 3-1 contro la Polonia. Primo tempo mai noioso, con molte occasioni gol da entrambe le parti, non da meno la ripresa. Le reti a firma di Giroud a fine primo tempo, la doppietta di Mbappé al trentesimo della ripresa e poi nel finale. Sempre nel finale il rigore della bandiera polacca segnato dal bomber del Bayern Monaco Lewandowski. Ai quarti ci arriva anche l'Inghilterra, vincente 3-0 su un Senegal rinunciatario. Le reti di Henderson e Keane nel primo tempo e Saka nella ripresa. Lunedì attese per le sorprese di questo mondiale dopo la fase a gironi. Giappone che sfida la Croazia e la Corea del Sud che affronta il colosso Brasile che vuole continuare il sogno mondiale. E adesso la pallavolo, il campionato di Serie B2 femminile, ottava sconfitta per Venice Libera Virtus, la prima sotto la gestione del nuovo tecnico Claps, sconfitta dalla capolista Bassano per 3-0. Verrebbe da dire nessuna novità all'orizzonte, neppure il cambio di guida tecnica giova alla Fenice Libera Virtus, che inanella la ottava sconfitta consecutiva di questa stagione difficile in NB2 volley femminile. Inutile sparare al nuovo allenatore, Davide Claps, che evidentemente ben sapeva le difficoltà che avrebbe trovato, ma di sicuro questa con la capolista Pasano era una mission impossible, come dimostra il 3-0 delle Brindisine, 25-14, 25-15, 25-18, meritato più che mai. Lo avevamo detto sia dopo l'esonero di Drago che con l'arrivo del nuovo tecnico, che avrà il compito, si spera, di rimettere a posto una squadra che psicologicamente e sul piano del gioco non va. Anche nella partita odierna, di vario tecnico a parte, la formazione opantina qualche cosa l'ha fatta vedere, ma poi il resto è simile ad altre gare già viste. Claps ha un compito non semplice: ridare fiducia a un ambiente che ne ha bisogno. Prossimo impegno il 11 dicembre contro la prima donna Bari, 3-0 a Cotropiano.
Adesso la Lega Pro calcistica per l'Audace Cirignola. Arriva una sconfitta in attesa da parte del Crotone, ma per come è andata avrebbe meritato un pari. L'Audace Cirignola esce sconfitta a testa alta 2-0 da un Crotone mai arrendevole e che ha fatto un po' di catenaccio per mantenere il risultato sino alla fine. Dopo una noia durata 25 minuti nel primo tempo, cominciano a vedersi le cose migliori. Da ricordare la protesta della tifoseria organizzata, entrata con 15 minuti di ritardo per protestare contro le parole del presidente giallo-blu per la pochezza del pubblico di 7 giorni prima. Oggi allo stadio ce n'erano in 1700. Poco secondo voi? Sull'aspetto del gioco, Crotone vicino al gol due volte, con Papini con un tiro parato di Saracco, poi di testa lo stesso giocatore sfiora l'1-0 Calabrese. Nel finale, l'Audace ci prova con Luca Russo dal limite e Vervoco non segna. Nella ripresa, da entrambe le parti si vedono le occasioni migliori. Prima l'Audace con Hašek che spara alto, negato anche un rigore a Malcore. Poi sul più bello arriva il gol del Crotone al 32esimo dal limite. Aiewa tira con il pallone che prima colpisce il palo e poi si insacca 1-0 Crotone. Forcing finale gialloblu con Zac Ruggero che in diagonale spreca il pari. Alla fine un KO immeritato verrebbe da dire, ma il pareggio sarebbe stato giusto. Prossimo impegno l'11 dicembre a Latina. Prezioso 1-1 contro la Gelbison. E con questo siamo arrivati al termine di questa edizione di Mattina 24 Live. Vi ricordo che i servizi, le notizie e le edizioni dei telegiornali in continuo aggiornamento, come sempre, sui nostri canali social Facebook, YouTube e Twitter. Vi aspettiamo, come sempre, a metà giornata con Lunedì Sport. A tutti voi, grazie per la vostra attenzione e buona settimana.